Io comincerei e spero davvero che i nostri amici che si sono iscritti così numerosi a questo webinar sulla comunicazione turistica ci possano almeno sentire. Io spero anche che ci vedano e noi mandiamo un sorriso a tutti sperando che ci vedano. In ogni caso spero che almeno possano sentirci. Grazie a tutti per esservi collegati, grazie ai nostri relatori. Noi questa sera facciamo un breve webinar in attesa che arrivi la nostra blogger Barbara Perrone di Tangibili Emozioni per parlare un po' dell'opportunità che il nostro territorio canavesano, canavese Valli di Lanzo può ottenere in questo periodo post-epidemia coronavirus proprio imparando a comunicare se stesso. Per imparare a comunicare non ci si può improvvisare, lo sappiamo bene. E per questo abbiamo chiamato degli esperti. Abbiamo con noi le nostre amiche di Turismo Torino e Provincia, Daniela Broglio, la direttrice, Paola Lamborghini, super esperta del canavese e di questa parte del territorio, alle quali tra pochissimo darò la parola. Però prima ci terrei che il nostro consigliere metropolitano, Dimitri De Vita, delegato a moltissime deleghe, tra cui anche il turismo, ma anche lo sviluppo imprenditoriale ed economico, i progetti europei e trasporti, mobilità sostenibile, ci terrei che ci desse un suo saluto. Questa sera il nostro webinar è incentrato su un territorio protagonista di un piano integrato territoriale finanziato dal programma Alcotra. E tu, Dimitri, sai bene come l'adesione della città metropolitana alla programmazione europea abbia portato negli anni tantissimi benefici. Noi stiamo lavorando tutti in tutti i settori con impegno su questo e questo territorio per la prima volta ha aderito insieme a noi ad un progetto della programmazione Alcotra. Tu sei convinto, come lo siamo noi, che imparare a comunicare il territorio sia un'occasione da non perdere, soprattutto in questo momento post-Covid? Tu sei un medico, tra l'altro, quindi puoi dircelo Sì. in varie forme. Allora, io chiaramente vi parlerò sulla scorta di quello che è il mio vissuto, di quello che, ma sarò molto breve, e anche di chiaramente, lo vedete, nella vita civile sono un medico, però ho anche un ruolo politico. È chiaro che la comunicazione in questo momento assume un ruolo particolarmente importante perché il Covid ha avuto un'immagine, un impatto fortemente negativo sull'immagine di tutto il nostro sistema. E con particolare riguardo al settore turistico, sappiamo benissimo che nell'ambito del turismo noi abbiamo una capacità di incidere sul PIL nella misura di circa il 5%. E quindi, se pensiamo che la produzione del PIL italiano ha questi numeri, quando vediamo che il Covid ha inciso su tanto e soprattutto sulla fiducia degli italiani che normalmente si recano in vacanza. Sappiamo benissimo che quello che noi adesso ci troveremo ad affrontare è una notevole riduzione del numero dei turisti che avremo. Questo perché? Perché almeno uno su due, da quelle che sono le stime, almeno stando ai media, dovrebbe rimanere a casa. È chiaro che in questo momento noi andiamo a vedere il settore del turismo tra i vari che stanno ripartendo, probabilmente quello che è tra gli ultimi, anche perché paga più di tutti, proprio per la presenza, i problemi inerenti a quelli che sono i decreti del governo e soprattutto al rischio di contagiosità. Allora, quello che è importante in questo momento è che il comparto turistico sappia ripartire. Per far questo deve esserci necessariamente il supporto di un'adeguata comunicazione. La comunicazione alla quale noi ci riferiamo quando parliamo di valli, secondo me, è una comunicazione che si riferisce a settori turistici che noi identifichiamo, tra virgolette, come turismo minore, perché è chiaro che non parliamo di quelle situazioni dove ci sono grossi assembramenti. Chi è che viene nelle nostre valli non è il turista che va in crociera, quindi Lo è una chiamiamo turismo situazione. di prossimità. Esatto, è una situazione abbastanza diversa e sappiamo come è importante il legame che viene a crearsi sotto l'aspetto comunicativo. Ormai chi di noi oggi non fa uso di una piattaforma per decidere su dove andare e poi come scegliere soprattutto il posto dove recarsi? Quando oggi si parla ad un esperto di comunicazione, quello che io chiedo da cittadino
da fruitore del servizio, quello di essere intanto di fidarmi, perché la cosa più importante che io cerco nella comunicazione è la fiducia in quello che mi viene offerto. Poi chiaramente nella capacità del luogo di sapermi ospitare e di offrirmi quello che io sto cercando. Poi su questo qua entriamo in un altro settore che poi deriva dalle capacità locali che esistono e le varie differenze rispetto, per esempio, alla capacità di fare turismo di un fiorentino rispetto a un valsusino. È chiaro che sono No. situazioni completamente diverse, però e partono da un background completamente diverso. Però oggi noi cosa facciamo? Io parlo da fruitore di un servizio. Io oggi quando vado su una piattaforma che mi comunica il servizio turistico, io posso prenotare il ristorante, posso prenotare il volo, l'albergo. Diciamo, poi alla fine la cosa più importante è che io posso anche dare un giudizio sul luogo del quale ho usufruito, laddove io ho passato la mia vacanza. Per cui a questo punto, con particolare riferimento alle nostre valli, nella fattispecie quelle che stiamo considerando oggi, io credo che ci debba essere una sorta di particolare attenzione soprattutto a quelli che sono i feedback e ad una sorta di verifica dei pareri che vengono espressi sulle varie piattaforme e soprattutto a livello comunicativo, che ci sia una sorta di validazione ufficiale per fare in modo che non ci sia quella forma di concorrenza sleale talora che viene a crearsi nei vari settori. Il punto più importante è, secondo me, proprio dove insistere. Noi abbiamo la facilità e la difficoltà al contempo di doverci confrontare su realtà completamente diverse, per cui non andiamo a competere con grandi hub del turismo, però chiaramente dobbiamo soddisfare quelli che sono i bisogni comunicativi dell'utente. Diciamo che io parlo, secondo me, negli anni è cambiato completamente il legame che c'è tra la comunicazione e il turista e l'utente finale. Se prima io volevo solamente vedere dei luoghi, io oggi voglio avere un legame con chi mi fa comunicazione, soprattutto basato sulla fiducia. Ma questo è un parere squisitamente personale. Poi chiaramente rimando agli esperti la capacità di creare questa fiducia, perché è quella lì che secondo me alla fine fa la differenza. Con questo auguro buon lavoro e poi lascio la parola ovviamente agli esperti, lasciando comunque questo tema della fiducia, che per me diventa importante, ma è chiaro, è un parere che do sulla scorta del mio vissuto e sul fatto che Certo. comunque se vogliamo competere con le nostre piccole realtà e comunque sia in una situazione nella quale adesso le grandi città d'arte, le grandi folle, le grandi crociere, i grandi posti, i grandi villaggi vengono a perdere sul piano dei numeri, questa forse è l'opportunità che la comunicazione può crearsi per instaurare un legame di fiducia molto forte con il turista. Grazie. Grazie, grazie a te Dimitri per questo messaggio anche da consumatore direi, l'hai dato sia da amministratore pubblico ma anche con la giacca da consumatore. Parto proprio da una tua riflessione per chiedere a Daniela Broglio, direttrice di Turismo Torino, ma soprattutto Canavesana Doc, grande esperta di questi territori ed esperta di turismo e di comunicazione. Chiedo a te Daniela, ma secondo te i nostri territori hanno imparato ultimamente a comunicare o risentono ancora di quell'understatement piemontese che li fa restare un po' nel loro guscio? Grazie innanzitutto, grazie per questa occasione di fare un po' il punto della situazione per valutare un pochino a che punto stiamo su questi territori così ricchi anche di eccellenze che hanno sicuramente un'offerta e direi che farei proprio un brevissimo excursus nel tempo, no? Io diciamo che sono partita con un lavoro legato proprio a questo territorio Canavese Valli di Lanzo nel 97, poi insomma si è con l'APT ancora, poi alla fine siamo arrivati dopo le Olimpiadi, poi ci sono state le ATL, poi l'unificazione delle ATL, insomma varie fasi che ho vissuto direttamente e se mi guardo indietro devo dire che questo territorio, anche grazie
all'impegno degli enti pubblici che, come la città metropolitana, prima provincia, i vari paesi, comuni, il GAL, eccetera, hanno investito per cercare di fare in modo che le eccellenze naturalistiche principalmente di questi territori fossero valorizzate e diventassero via via un'offerta, anche perché abbiamo un po' faticato a far comprendere ai territori che non bastava dire che avevamo una natura bellissima e magari anche delle offerte di prodotto tipico, ma anche culturali di un certo tipo, se non abbinate a dei servizi, perché il turismo quello è, sì, l'offerta, ma l'offerta abbinata a dei servizi. Si è lavorato parecchio e nel tempo siamo riusciti a raggiungere, diciamo, una offerta buona. Con una, tu mi chiedevi, una, diciamo così, presa di coscienza da parte dei territori stessi, che prima erano molto titubanti, dicevano, ma vengono da noi poi per far cosa? Sì, la natura, eccetera. Allora c'è stata un'evoluzione generale proprio di quello che richiede il turista di questo nuovo millennio, no? Che è andato non più, no? Il mare e solo le città d'arte, solo le cose di eccellenza particolare, ma un Ciao, turismo Paolo, vuoi green, parlare? slow, che C'è qualcuno che ha un Allora, microfono aperto. Non so se è va a Dimitri. un turismo Glielo chiediamo. green e slow che va a valorizzare proprio quell'offerta di queste nostre valli, che hanno mantenuto, tra l'altro, nel tempo una autenticità e un valore ambientale che non è così dappertutto. Quindi, accanto a questo, la coscienza, la presa di coscienza dei territori stessi, che è fondamentale, perché altrimenti se io non ci credo, come dire, è difficile che me lo vengano a dire da fuori, poi di fatto non funziona. Ora, il lavoro piuttosto importante che si sta facendo negli ultimi anni, ma per esempio con progetti come Graislab, no? Legati anche a progetti europei, a progetti con budget magari regionali, eccetera, è proprio quello di imparare a comunicare questi territori. E tu mi chiedevi, io ti rispondo luci e ombre, perché se questo deve essere, come dire, un momento di riflessione, è corretto dire che ci sono molte persone, molte realtà che hanno compreso, per esempio, l'importanza di una comunicazione web, social, che oggigiorno è indispensabile. Forse siamo partiti col farla in mancanza anche di budget, no? Per stampare guide, per abbandonare, però di fatto, al di là della mancanza del budget, questo modo di comunicare è proprio, come dire, politically correct, non si spreca più tutta la carta, eccetera, ma si va sul web, si va sui social per cercare di, oltretutto, andare a mirare sul target giusto, no? Ed è proprio un po' Certo, quello Daniela, ma ti interrompo solo per chiederti, ma gli operatori turistici del Canavese e delle Valli di Lanzo, secondo te, sono abbastanza convinti che è indispensabile essere sui social? O aspettano ancora che sia dico, qualcun altro? a macchia di leopardo, c'è una risposta anche generazionale di persone che sono un po' più giovani e hanno imparato a comunicarsi già sin, voglio dire, dalle prime battute, lasciami dire, quasi a scuola, no? A comunicare in quel modo lì e hanno più facilità e sono quelli che noi diciamo appunto la generazione dei digitali, che è un po' come noi eravamo abituati un pochino più sulla carta, eccetera, che per loro viene assolutamente naturale, no? Quindi quelli sicuramente ci sono,
Se tu guardi, ci sono moltissime offerte di vendita anche online, sia di prodotti che di offerta turistica, e questo è molto utile. E addirittura c'è anche proprio qualcuno che si è trasferito in queste zone, ha aperto, che ne so, chi ha le caprette fa i formaggi, chi i frutti di bosco e fa le marmellate, eccetera, però è in contatto, senza voler troppo esagerare, con il mondo, cioè questa cosa vende i suoi prodotti, si fa conoscere, Certo. dà delle offerte, eccetera. Quindi questo c'è. E c'è ancora una certa resistenza, noi lo vediamo, poi anche Paola credo sarà in grado di confermartelo, dove magari all'ATL si continua a chiedere lo stampato, il Deplian, che non è la soluzione, perché è un pochino inutile, dobbiamo dircelo, c'è ancora, perché questo immateriale tante volte non sembra soddisfare. Ma ripeto, Certo. il discorso del web, tra l'altro, e di tutto questo discorso anche del social, ci permette di mirare meglio anche al target verso cui vogliamo offrire questa cosa. Poi, nel male, il Covid ci sta aiutando a valorizzare questi territori, perché se già prima c'era una tendenza ad una ricerca di un benessere generalizzato, vado a ricercare dei territori appunto dove sto bene a 360 gradi, con il Covid questo si è maggiormente accentuato. Certo. Un'opportunità che non dobbiamo perdere, perché questo è il modo per fidelizzare anche persone che magari non avrebbero scelto questi territori in una certa situazione differente. Certo, sono d'accordo, certo. Ecco, prima di passare la parola alla nostra blogger Barbara Perrone, che non è piemontese, ma conosce forse più Torino che i territori di cui stiamo parlando, e noi siamo proprio contenti che ci parli qualcuno che conosce il sistema nazionale per focalizzare l'attenzione su di noi. Vorrei che Paola Lamborghini, che spero sia ancora collegata, io non la vedo più, ma confido che ci sia. Paola, ci sei? Mi senti? Mi Perfetto. Sì, senti? ti sento benissimo. Bene, Ecco, non so vorrei com'è che la tu mia elabori. videocamera, comunque ci Va sentiamo, bene, ecco. comunque. Bene. Però tu che ogni giorno lavori nel Canavese e nelle Valli di Lanzo, che sei a contatto con gli operatori, sei a contatto anche con la domanda turistica, provassi a fare una sintesi brevissima delle eccellenze che il nostro territorio può offrire al turismo di prossimità, quindi ai torinesi che cercano magari qualche giorno di vacanza senza partire come si faceva un tempo per terre lontane, ma soprattutto qua, ci parlassi di qualche eccellenza che si può imparare a comunicare meglio. Io ne ho in mente alcune, ma sono sicura che tu le dirai benissimo. Allora, benissimo, grazie della domanda. Quindi, chiaramente, appunto, io anche come Daniela sono tanti anni che lavoro in questo territorio, quindi ho conosciuto l'istruzione. Devo dire che quello che attualmente si vede sono delle domande, delle proposte che sono nate già nei mesi scorsi, quindi, ma anche negli anni scorsi, quindi indipendenti dal Covid. Però in questo momento sono più che mai molto attuali, ecco, proprio perché propongono un turismo che è di prossimità, ma anche proprio un turismo così vicino alla natura e vicino alla riscoperta appunto di questi ambienti incontaminati, esagerato probabilmente, però diciamo che rispetto a Naturali, quello che possiamo dire sono naturali. le montagne. Esatto, molto naturali, perché rispetto alle montagne dove il turismo organizzato è stato, diciamo, sviluppato moltissimo negli anni e decenni passati, le nostre valli possiamo dire che appunto sono rimaste molto ancora autentiche e non meta di turismo di massa. Quindi probabilmente in questo momento in cui tutti un po', ecco, vorremmo evitare gli assembramenti, le masse, queste valli diventano molto interessanti. Allora, quello che un esempio, io vi porto degli esempi pratici. Da poco, e sono online, 30 diciamo, case, seconde case nella Valle del Gran Paradiso,
che, un progetto che è stato proprio chiamato Valle Albergo Gran Paradiso, che io trovo molto interessante perché è parte da questa Unione Montana Gran Paradiso, quindi sono quattro comuni per adesso, però potrebbe poi estendersi a tutta la valle, anzi anche quindi Valle Orco, ma anche Valle Soana. E la cosa interessante è che sono riusciti questi quattro comuni a contattare i proprietari delle seconde case o comunque persone che avevano delle case da affittare, a metterle insieme, a dare una tranquillità, la sicurezza famosa di cui parliamo in questo periodo, che comunque Covid o non Covid, insomma, ci serve sempre, ecco, avere un'idea che questo diventa proprietario di casa, abbiamo firmato un disciplinare sulla qualità, direi che dà una garanzia forte, soprattutto perché il disciplinare l'ha fatto una comunità montana, un'unione montana, ecco, non un soggetto qualunque. Quindi sono riusciti in questa valle dove c'è una grande carenza di hotel, di strutture ricettive, a creare 300 posti letto in pratica, che rispondono esattamente a quella che è la domanda del mercato attuale. E parliamo di un mercato che non è fatto solo di, voglio dire, non so io, target over cinquantenni, no, è fatto anche di molti giovani che cercano delle strutture poco costose, dove magari andare in vacanza con gli amici, e quindi in questo modo. Ho sentito proprio poco fa il direttore del consorzio, della consorzio operatori turistici appunto del Valle del Canavese per avere notizie, mi ha detto che sta andando molto bene, che comunque le case sono richieste e che quindi questa idea sta riscuotendo successo. La stessa, negli stessi comuni contemporaneamente, ed è stato presentato da poco, è in corso un festival di teatro nella natura, che è una cosa splendida, che era già stato fatto l'anno scorso, ma quest'anno è ancora più d'attualità, direi, che si chiama Gran Paradiso dal vivo, e qui trovate online. Cioè, tra l'altro, Paola, se ti interrompo, dovrebbe essere collegato con noi l'amico Franco Ferrero, che sì, promuove insieme, esatto, a noi il festival, spero, sì, che ci sia, lo saluto, certo, dovrebbero esserci degli organizzatori e degli amministratori, perché questo è veramente esatto, una bellissima esperienza. Esatto, quindi io dico, mettendo insieme queste due cose, da un lato una novità dal punto di vista ricettivo, che secondo me è una novità che potrebbe veramente fare un po' da case history anche per altri territori, dall'altra parte invece appunto un festival che, meglio di così, cioè teatro nella natura, quale migliore, diciamo, possibilità di partecipare dal vivo finalmente, non solo sempre sui webinar, perché insomma dopo tutti questi mesi siamo tutti un po' stufi di guardare, non ne possiamo più, schermo, certo, vorremmo incontrare persone reali, e quindi insomma l'emozione del teatro nella natura direi che in questo momento è proprio geniale. E certo, per quanto riguarda Paola, tu hai sottolineato un aspetto molto importante, parlando della parte ricettiva sul Gran Paradiso, hai sottolineato il valore il ruolo della pubblica amministrazione. Yeah. Ecco, io credo che sia ancora collegato con noi Marco Bussone, il presidente nazionale di UNCEM, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Lui è la dimostrazione che quando la pubblica amministrazione, le associazioni di comuni, le iniziative pubbliche si mettono davvero con impegno a lavorare su queste tematiche, possono portare a casa dei grandi risultati. Ci tengo a dirlo, non gli posso dare la parola perché questa sera parlano solo i relatori, però spero che sia ancora con noi e lo ringrazio, perché tanta parte dell'impegno dell'UNCEM, così come di ANCI, di Città Metropolitana, delle Unioni Montane nelle nostre valli, è legato proprio a dimostrare al territorio che la presenza pubblica serve anche per dare questo input. Scusa Paola se ti ho interrotto. No, niente, giustamente è anche giusto mettere in evidenza poi chi sono i promotori di queste iniziative, ecco, perché chiaramente, per esempio, anche nel caso del Gran Paradiso del Vivo, uno dei promotori è anche il parco, quindi comunque anche il Parco Nazionale, che lavora con le Unioni Montane, con la Città Metropolitana, insomma, tutti con Turismo Torino, con noi, quindi è molto importante perché appunto di fatto l'ente pubblico serve per, diciamo, creare un po' delle piccole start-up che sono poi questi eventi di valorizzazione del territorio, che se tutto poi va bene procederanno poi sulle loro gambe. Insomma, abbiamo assistito negli anni a tante cose, certo, che poi riescono ad avere poi un peso, eccetera.
E un'altra cosa, sempre rimanendo in canavese, che volevo sottolineare un po', perché appunto sono molto affezionata a questo prodotto turistico, è la Via Francigena Piemontese, che appunto anche qui è un prodotto turistico che sta facendo conoscere il canavese, perché due tappe della famosa Via Francigena di Siderico, che parte da Canterbury e arriva a Roma, questi pellegrini che percorrono 2000 chilometri passano per 50 chilometri nel canavese. E nel canavese appunto vengono accolti, abbiamo un'associazione molto attiva di volontari che li accolgono, hanno un ufficio informazione, insomma, e qui a Ivrea, che è una tappa importante, ma noi come Turismo Torino appunto valorizziamo già da anni, e per farvi un esempio pratico, nel prossimo weekend avremo 6 giornalisti e blogger sul nostro territorio, quindi a cui faremo provare l'esperienza del pellegrino lungo la Via Francigena, e quindi di qua torniamo al fatto anche che i prodotti noi come enti li facciamo crescere, poi bisogna farli comunicare ai professionisti, e i professionisti oramai sono social influencer, blogger, eccetera, che comunque lavorano e comunicano sul web. Quindi La nostra blogger Barbara Perrone, che c'è, non la vediamo per un problema di telecamera, ma c'è. Se andate sul sito tangibilemozioni.it, però la potete vedere, è molto molto carina, ha un bellissimo sorriso, e soprattutto è una blogger affermata che gira l'Italia ed è una delle professioniste di cui Paola e Daniela parlavano poco fa. Barbara, ci sei? Ci senti? Sì. Sì, ci sono, Carla, ecco. Buon pomeriggio a tutti. Allora, buon pomeriggio, grazie per aver accettato l'invito, invito che ti è arrivato da Silvia Lanza, che ancora ringrazio per la sempre attiva collaborazione. Ciao Silvia, so che ci sei anche tu. Allora, Barbara, nei giorni scorsi tu hai cominciato proprio da Torino, prima capitale d'Italia, un tour nazionale del tuo blog legato proprio al turismo di questa strana estate 2020. Naturalmente, esatto. Tu sei stata a Torino, con Silvia avete visto le eccellenze di questa capitale, e però non hai avuto il tempo evidentemente di arrivare nelle nostre valli, nelle nostre montagne, ma so che conosci le nostre potenzialità. Esatto. Da te, come blogger nazionale, abbiamo bisogno di qualche consiglio per imparare a venderci meglio, perché noi piemontesi siamo sempre troppo un passo indietro. Allora, voi siete bellissimi, io dico sempre questo e vi dirò di più. Allora, innanzitutto, prima Paola Lamborghini raccontava della Via Francigena, e io in questo momento sono collegata dall'ultima tappa della Via Francigena, io vi parlo da Roma, proprio perché... Sì, lo come so. Benissimo, sei arrivata dopo questo momento. Esatto, sono arrivata. E come appunto un grazie particolare anche a Silvia Lanza, perché è veramente una persona che aiuta queste connessioni tra comunicatori e territorio. E vorrei proprio partire con alcune mie riflessioni da quello che diceva prima il dottor De Vita. Aveva appuntato proprio il focus sul creare fiducia. Quindi da questo creare fiducia, secondo me, il Piemonte, ma l'Italia tutta, deve comunicare, perché non si può aspettare sempre l'arrivo dell'emergenza per raccontarsi. Come dicevo prima, Torino e il Piemonte tutto, io lo adoro davvero, tanto che vi dirò di più. Io sono di origini leccesi, vivo a Monza, ma molte persone che mi seguivano, mi seguivano su Instagram, credevano che io fossi o abitassi a Torino. Questo per dirvi, perché racconto talmente tanto Torino, ma perché si sono create queste sinergie, questi supporti con appunto Turismo Torino, anche Silvia Lanza nello specifico, e varie attori del mondo turistico in generale, che è molto bello e piacevole raccontare. Per cui un comunicatore oggi ha bisogno, ma in generale lo è sempre stato,
di trovare degli interlocutori con i quali dialogare, no? E magari presentare anche delle proposte di progetto narrativo che non sempre magari rientrano all'interno delle, come dire, delle linee guida, delle priorità narrative di un ente territoriale. All'interno di tutto questo discorso, io la settimana scorsa, 10 giorni fa, ero a Torino, proprio perché io insieme a mio marito, che segue la parte fotografica anche del blog, abbiamo deciso di, tra virgolette, utilizzare questo momento, come dire, di limitazione negli spostamenti per raccontare l'Italia. Quindi abbiamo ripreso il concetto proprio dell'Italia del Grand Tour, quindi declinandolo in Italia Grand Tour. E quindi, come facevano i grandi viaggiatori dell'Ottocento, stiamo viaggiando con, appunto, da nord a sud, iniziando proprio da Torino come prima capitale d'Italia, a scoprire o a riscoprire un'Italia insolita e comunicandola in prima battuta attraverso i social. Prima si parlava proprio dell'importanza di questo strumento e questo è, chiaramente non va a sostituire gli altri canali, gli altri strumenti di comunicazione come può essere il magazine, il cartaceo, la stampa e quant'altro, o la televisione stessa, ma si va ad integrare perché va a coinvolgere un pubblico più giovane, dinamico o semplicemente anche giovanile. E vi dirò di più. All'interno di questo mio percorso, questa creazione di Italia Grand Tour, io stessa in primis, una località nelle Marche, l'ho scoperta tramite Instagram. Ritornando ai vostri territori, la Valle di Lanzo e tutto il Canavese, io ho avuto l'opportunità di scoprirla alcuni anni fa, proprio perché è legata alla Toma di Lanzo, quindi questa meravigliosa manifestazione. E credetemi, da esterna, quindi vedendo con un certo distacco, io sono rimasta incantata dalla generosità delle persone, dalla bellezza dei paesaggi, da tutto. E la cosa sulla quale io riflettevo, è chiaro che è un territorio che va fortemente comunicato a livello di immagine, perché noi viviamo in un momento dove l'immagine conta forse più della parola, ma quantomeno in parallelo. Per cui ci sono dei paesaggi che parlano da solo. Allora, cosa si potrebbe fare? Innanzitutto coinvolgere chi vive, perché chiunque vive un territorio, se è mosso dall'orgoglio dell'appartenenza, diventa il primo moltiplicatore di comunicazione. In seconda battuta, coinvolgere i comunicatori va benissimo, ma è necessario creare un senso di fidelizzazione, di comunicazione circolare. A mio avviso, e ritorno per l'esempio diretto di Torino, io ne ho parlato tantissimo, un paio d'anni fa ho creato dei progetti per cui da Monza a Torino venivo su una volta al mese. E, è importante questo perché chi legge un comunicatore digitale, un influencer, un blogger, va un po' come se fosse una sorta di puntata, di tappe, quindi ci si può rivedere e creare questo legame, questa fiducia, e questo è molto importante, tanto che vi porto veramente degli esempi concreti. Questo fine settimana è venuta una mia amica di Roma, ha organizzato in occasione del ponte di San, appunto qui a Roma, e la festa dei Santi Pietro e Paolo, ha organizzato un fine settimana ad hoc su Torino, perché ha detto: Barbara, ne hai parlato talmente tanto che io ho voluto organizzare un fine settimana. E i posti dove è andata chiaramente sono tutti i posti, per dirvi, dal MAO, che non è proprio il primo museo che viene in mente se si pensa a Torino, a degli altri chicche, insomma, scoperte nel mentre. Quindi questo però per condividere cosa? L'importanza di creare
delle persone che siano quasi degli ambassador, no? Degli ambasciatori, o comunque adottare uno o più comunicatori che raccontino i luoghi in generale secondo le diverse sfaccettature, le diverse declinazioni, che può essere nel caso delle valli di Lanzo, dal cibo, dalla montagna, lo sport, ma anche appunto le case stesse, perché io ho avuto l'opportunità di vedere diverse case che sono meravigliose, e anche loro stesse a livello di interior designer sono delle cose meravigliose che magari possono essere comunicate anche sulle riviste di arredamento, di arredamento di interni. Quindi è un modo diverso ma complementare di comunicare un territorio. Questo insomma un poco dal mio punto di vista, insomma. No, no, è un punto di vista molto interessante. Questo tema degli ambassador è un tema che ritorna. Quando si vuole in qualche modo valorizzare un tema, si cerca di nominare qualcuno ambasciatore del luogo per provare a coinvolgerlo. Effettivamente, nella normalità, hai ragione, si fa sui grandi temi, sulle grandi città. Torino ha di recente, sono stati nominati nuovi ambasciatori. In realtà nei nostri territori più marginali e periferici, come in effetti sono il Canavese e le Valli di Lanzo, questo aspetto di individuare degli ambasciatori locali per valorizzare il loro ruolo forse lo abbiamo sottovalutato, Daniela, cosa ne dici? Sì, devo dirti che effettivamente, come si dice, nessuno è profeta in patria, no? E su questo territorio, come accennavo prima, sempre ho avuto un po' di dubbi sull'eccezionalità di quello che ha da offrire, no? Cioè si sentiva davvero di ma vengono da noi, abbiamo la natura, eccetera. Tant'è che abbiamo anche, insomma, fino adesso non sfruttato appieno, per esempio, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, primo parco nazionale italiano, con legato poi con bellissime storie al re, la caccia, eccetera eccetera. Quindi si è faticato un pochino allora c'è proprio un po' bisogno, no, della Barbara di turno che dice: vengo da Roma, sono venuta, mi sono innamorata, ma che bella la Toma, tutto quello che è l'intorno, per convincere, no, quelli che abitano questo territorio, e convincersi che effettivamente è la cosa, perché se no, anche come passaparola, eccetera, tendono a non raccontarla nel modo giusto. E quindi, così come questo discorso degli ambassador era già stato utilizzato anche per Torino, quando, no, era un po' in questa situazione dove non è che tutti ci credessero, poi con le Olimpiadi ha fatto un salto. Ecco, qui abbiamo proprio un po' bisogno di che sia qualcuno a raccontare. Quando noi incontriamo gli amministratori locali, spesso lo facciamo quando facciamo un po' un resoconto di come è andato l'anno, di quanti c'è. Ecco, la cosa che impressiona di più è dire che abbiamo fatto nel lavoro di promozione e comunicazione, magari ci siamo incontrati nelle borse, nelle fiere con i tour operator che hanno messo nei loro cataloghi la Via Francigena, il tour della Bessanese, piuttosto che il weekend, no, nelle Valli di Lanzo. Allora questo inorgoglisce, dice: perbacco, però c'è il tour operator di Roma o addirittura svizzero che o inglese, che per esempio ha messo, ce n'è uno che ha anni che mette la Via Francigena, che l'ha messo. Però allora, ecco, un po' un bisogno, no, di convincersi con questo, e dobbiamo ancora continuare a farlo. Per questo, no, come appunto gli inviti che tendiamo a fare, che abbiamo dovuto un po' sospendere con il Covid e che adesso riprendiamo, con influencer, giornalisti, blogger sul nostro territorio, che raccontino, e serve sì a comunicare all'esterno, ma anche a fare marketing interno, di cui abbiamo ancora, certo, bisogno, no? Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, ne approfitto, Daniela, per dirti che mi è sembrato che i nostri sindaci dei comuni del territorio
grazie al Covid, paradossalmente, si siano un po' di più innamorati dell'uso dei social. Nel senso che io ho proprio registrato durante la pandemia un grande sviluppo della comunicazione online da parte dei sindaci con la loro cittadinanza, naturalmente su temi emergenziali. Io quello che vorrei ripetere, lo dico ogni volta che ho la possibilità e so che tra i partecipanti stasera ci sono molti amministratori locali, è importantissimo che i sindaci non smettano di comunicare online. Ora, la pandemia per fortuna ci ha lasciato, l'emergenza sta finendo, ritorneremo presto alla normalità. Però i sindaci non devono trascurare l'uso dei social e questa volta potrebbero davvero sperimentare l'uso dei social come hanno fatto per la pandemia, questa volta per parlare delle loro bellezze locali, delle opportunità del territorio, dell'offerta enogastronomica, dell'offerta turistica, anche del turismo di prossimità, utilizzando dei canali che hanno imparato a usare durante proprio la quarantena. Che ne dici? Sei d'accordo? Sono d'accordo e sono d'accordo anche nel, come dire, non abbandonare né l'una né l'altra, perché anche per un discorso di spostamenti che almeno a noi capitava, no? Dici, ma Torino a volte viene percepita un po' come lontana se organizzi degli incontri, eccetera, penso sia capitato anche voi, dare le due opzioni, perché secondo me c'è maggior possibilità di partecipazione anche se tu non scendi dalla Valle Orco e Soana perché, che ne so, è inverno, la riunione è tardi, cioè fare anche la doppia cosa è proprio una buona abitudine, intanto così nell'utilizzo degli strumenti, no? Che non sono più questo, non c'è più questo blocco. Hai visto, abbiamo visto tutti che tutto sommato è facile, 3 clic abbiamo imparato, e poi da questo tutto il resto che invece sì, comunico anche magari in maniera tradizionale, ma non dimentico di comunicarlo, no? Se tu ti ricordi, fino a qualche tempo fa, quello che ci si chiedeva era la pagina di Torino 7, no? Sì, ecco, certo. Questo metteva tutti contenti, d'accordo, che anche adesso, per carità, dà sicuramente delle buone risposte, perché è uno strumento che ancora molti utilizzano, però adesso le risposte le danno anche altri canali, tipo quelli appunto che utilizzano blogger e quindi anche gli, certo, amministratori, usandolo poi con una certa regolarità, c'è una fidelizzazione, no? Vai a vedere e ti rendi conto, trovi i tuoi programmi, le tue cose, insomma, su questi strumenti. Per cui, certo, assolutamente non è da abbandonare, da perché ci è, certo, arrivata la... Io, certo, se posso, una domanda, introdurrei ancora una cosa. Prego, sì, guarda, perché poi ho ancora, allora, una domanda finale anch'io, prego. Benissimo, per Barbara, cioè non è una domanda, era riprendo quello che ha detto Barbara prima. Secondo me è molto interessante il discorso di coinvolgere chi vive nei territori a partire proprio dalla generazione digitale, quindi da tutte le generazioni che sono nate col digitale e che lo usano quotidianamente, perché in effetti questa è una... Sono dati, insomma, che abbiamo. Ma scusa, ti interrompo, Paola, perché è comparsa Barbara, che gioia! Ciao! Meno lei. Oggi la mia camera webcam non vuole partecipare, ma non importa. Comunque, quello che volevo dire era che è molto interessante, sicuramente è un punto che dovremo tenere molto presente nei prossimi mesi, perché... cioè coinvolgere i giovani che vivono sui territori, perché sono molti, ci sono molti giovani che addirittura hanno scelto di andare a vivere in queste valli, come dicevamo, e quindi ci sono delle realtà davvero interessanti sul nostro territorio di cui tener conto, dall'agriturismo in Val Chiusella, dove, per dire, appunto, convivono uno chef e una con la sua compagna, che vengono da esperienze internazionali e hanno scelto di tornare in Val Chiusella e di creare questo agriturismo particolare, dove fanno piatti molto, insomma, speciali. Ci sono delle realtà molto interessanti, bisogna proprio andare a conoscerle, fotografarle, come dicevamo, anche, insomma, creare una nuova
E quindi creare dei giovani ambasciatori che sono quelli che vivono il territorio tutti i giorni o comunicano tutti i giorni sulle loro pagine Instagram e Certo, Facebook. e noi ci lavoreremo su questo perché è stato un suggerimento Infatti. stasera molto importante. Vorrei ancora, prima di chiudere, abbiamo ancora una decina di minuti, fare una sollecitazione a Barbara, su due tematiche. Una è un altro degli esempi, Paola ne ha fatti di bellissimi, io te ne aggiungo uno che ho scoperto proprio nei giorni scorsi, un sindaco attivissimo di un piccolo paese nel Canavese, nell'Alto Canavese, che si chiama Levone, che ha registrato alla Camera di Commercio il marchio delle masche. Le masche, non so se tu sai cosa sono, è il modo piemontese per definire le streghe. Diciamo quella generazione femminile che passava da nonna a figlia a nipote, le conoscenze, le stregonerie. Ecco, lui ha registrato, ha depositato questo marchio perché dal 1474 a Levone c'erano quattro streghe, insomma, una storia, che ha le sue origini. E per fare questo ha in qualche modo coinvolto tutto il suo territorio. C'è un giovane che ha un'azienda vitivinicola che ha fatto l'etichetta del vino dedicata a queste masche e insomma hanno creato questa modalità che fa comunità. Io credo che questo sia un altro dei grandi temi di forza sui quali puntare. Un altro strumento che fa molta comunità nel nostro territorio, sia Canavese che Valli di Lanzo, è la tutela e la valorizzazione delle lingue madri, che si possono anche chiamare lingue minoritarie, che sono da noi l'occitano e il franco-provenzale. Quello che vorrei chiedere a te, come blogger di caratura nazionale, è se il tema delle lingue minoritarie e delle lingue madri può diventare un valore aggiunto. Tu cosa ne Ma pensi? secondo me sì, assolutamente sì, anche perché soprattutto in questo momento anche un po' utilizzando un modo di comunicare più smart, più dinamico, possono essere traino di, come dire, reinterpretazione, passatemi il termine, su della gadgettistica, no? Quindi io magari mi trovo la maglietta con oppure la tazza, oppure qualcosa di carino con un'espressione che racconta qualcosa, fino ad arrivare poi magari a dei piccoli, non lo so, momenti di workshop dove si può comprendere la lingua con, come dire, qualche sessione veramente di cultura più organizzata. Secondo me la comunicazione anche in questi casi non deve porsi in maniera elitaria, no? E quindi comunichiamo i nostri valori culturali, storici, linguistici utilizzando più registri. Quindi da quello smart che non significa mancare di rispetto, attenzione, io dico sempre questo, a qualcosa di più organizzato e strutturato in maniera tale da riuscire a coinvolgere quelli che saranno i viaggiatori di domani, fino a quelli che sono già i viaggiatori di oggi. Prima si parlava tanto anche dei ragazzi e quello, l'altro, come dire, l'altro focus sul quale io invito ad una riflessione è che i ventenni di oggi sono i ragazzi che vanno magari all'università in Italia, all'estero e sono i primi promotori attivi di un territorio. E quello che per noi è ovvio, per un altro è qualcosa, come lo definisco io, di wow factor. E le Valli di Lanzo sono da wow factor. E ve lo dice una, appunto, che è nata al mare, per cui la montagna non mi scorre nel sangue, ma devo con tutta onestà intellettuale dire che è veramente fantastica e merita di essere raccontata il più possibile, forse anche proprio da persone apparentemente distanti, perché se conquista, come dire, un non appassionato di montagna, figuriamoci per uno che la montagna la ama.
Guarda, ti ringrazio di questa chiusa finale sul wow factor e mi piace concludere con una cosa di questo genere che abbiamo saputo oggi. La città metropolitana ha molti cantonieri che sono, diciamo, i manutentori delle nostre strade. In questo periodo stanno riaprendo le strade in quota, hanno tolto la neve in queste strade meravigliose, proprio nel Canavese, nelle valli di Lanzo, alla Sieta, insomma, hanno pulito queste strade. Noi abbiamo registrato alcuni di loro che facevano questo lavoro e abbiamo realizzato una piccola pillola video di pochi minuti che nei giorni scorsi abbiamo diffuso sul canale YouTube della Città Metropolitana, su tutti i nostri social. E oggi abbiamo saputo che non solo è stata molto apprezzata, insomma, dal nostro pubblico affezionato, ma il figlio di uno dei cantonieri protagonisti la sta condividendo ad Auckland, in Nuova Zelanda, dove lavora alla Ferrari con tutti i suoi colleghi. Ecco, non avremmo mai immaginato che la strada della Sietta sarebbe finita in Nuova Zelanda e c'è finita per un tema evidentemente di fidelizzazione, di sensibilità e soprattutto di wow factor. Quindi io con questo termine credo che possiamo veramente salutarci. È un'ora che cerchiamo di parlare in qualche modo e di valorizzare i nostri territori. Abbiamo avuto tanti amici che ci hanno seguito. Ripeto, ringrazio tutti gli amministratori locali che sono collegati. Qualcuno mi ha mandato anche il messaggio online e quindi so che ci hanno seguito e hanno, credo, avuto qualche spunto interessante. E ringrazio ancora Silvia Lanza, scusate se lo ripeto, perché mi ha fatto conoscere Barbara Perrone, che è stata Grazie. veramente una scoperta interessante. Prima di chiudere, però, devo veramente fare tutti i miei auguri, e li faccio a nome di tutti, a Daniela Broglio, perché tra non tantissimi giorni completa, diciamo, la parte ufficiale della sua attività professionale, ma so che non vai in pensione a dormire, ma sarai attivissima. E quindi però è giusto che anche noi questa sera diciamo a Daniela grazie per tutto il tuo lavoro di questi lunghi decenni e buona seconda vita. Direi che possiamo chiudere così, Daniela, che dici? Grazie, grazie, sei carinissima, sono commossa, io ho avuto moltissimo da questo lavoro, quindi diciamo scelta di vita si cambia, l'età avanza, ahimè, però devo dire che insomma sono contenta della mia scelta, ma ringrazio. Grazie veramente a tutti voi, gli enti, abbiamo lavorato tanto insieme, arrabbiandoci, ma vedo che insomma qualcosa veramente abbiamo costruito e quindi un saluto a tutti quelli che sono con noi e veramente credo che riuscirò a fare molto più serenamente la turista in questi bei luoghi dove insomma venivo magari portata per riunioni anche serali con lunghe discussioni, adesso sarà solo godimento di queste bellissime, bellissime zone montane e non. Va bene. Grazie Carla, veramente, grazie di tutto anche per Grazie a quello te, che hai Daniela. Direi che fatto abbiamo e la trovato un nuovo collaborazione. ambasciatore, allora. Daniela, Sì, sarai il nostro sicuro, sicuro. ambasciatore. Va Questo senz'altro. Grazie. bene. Io ringrazio anche Paola Lamborghini, che purtroppo non vediamo, ma che è ancora con noi e che Prego, raccoglie un po' prego. l'eredità nel Canavese da Daniela. E quindi so che con lei continueremo a lavorare. E so che lavoreremo ancora con Barbara Perrone, perché insomma adesso che ti abbiamo trovato, naturalmente non ti lasciamo. La Io lasciamo ringrazio scappare. davvero tutti, grazie, ringrazio tutti per Bene. essere stati con noi e parleremo ancora di queste iniziative dei nostri territori. State collegati perché sentirete ancora parlare di queste iniziative. Grazie a tutti e buona serata davvero. Grazie. Grazie, Ciao, ciao. ciao. Grazie, arrivederci.